75esima edizione della Coppa Sei Martiri, Memorial Gino Bartali, Gran Premio alla memoria Gianfranco Capecchi, 12esimo Memorial Stefano Porcinai, 6° Memorial Adriano Baccianti. Ci troviamo a Ponte Aema, la località alle porte di Firenze che ha dato i natali al grande Gino Bartali, e proprio prima della partenza sono i ragazzi della società organizzatrice, la società sportiva Aquila, che assieme ad alcuni dirigenti si recano proprio nel luogo nel quale riposa Gino Bartali, vincitore del Giro d'Italia, del Tour de France, grande campione che ha rappresentato con le sue battaglie con Fausto Coppi, ma anche nell'immaginario collettivo una vera epopea per il ciclismo. Venuto a mancare 24 anni fa, e gli appassionati lo ricordano, così come ricordano il fratello Giulio, che invece scomparve proprio alle porte di questa località e nel corso di una gara ciclistica. Ma si ricordano anche i sei martiri, martiri del Pian d'Albero, dei ragazzi che durante l'occupazione nazifascista combatterono a fianco delle brigate partigiane contro l'occupazione tedesca, e che furono brutalmente assassinati proprio nella loro lotta per la libertà. E dalla storia, dalle pedalate eroiche di Gino Bartali fino al ricordo della memoria della resistenza partigiana, si torna in Via Chiantigiana per quello che è un appuntamento che è giunto alla 75esima edizione, che quest'anno sarà valido per quanto riguarda la categoria esordienti. Una manifestazione ricca di storia che si avvale del patrocinio del comune di Firenze e del comune di Bagno a Ripoli. Un appuntamento importante dove oltre 90 atleti della categoria esordienti si sfideranno in un tracciato che poi andremo a scoprire nel corso di questa nostra telecronaca, che prevede una asperità nella finale che potrebbe rappresentare un buon trampolino di lancio per questi ragazzi. Tutto è pronto in Via Chiantigiana, di fronte al museo in ricordo di Gino Bartali, di fronte alla sede della società sportiva Aquila, del presidente Francesco Panichi, di tutti i suoi collaboratori, e prima della partenza, proprio assieme al neoeletto sindaco di Bagno a Ripoli, alcuni atleti, la delegazione della società sportiva Aquila, assieme ai campioni regionali presenti, vanno a depositare una corona di fiori. Con il sindaco di Bagno a Ripoli, la partenza della Coppa Sei Martiri, una gara riservata alle categorie giovanili e alle esordienti, che ricorda sei giovani che persero la vita per la libertà. Sì, è una delle mie prime uscite ufficiali. Sono veramente emozionato e felice di essere qua perché, appunto, è una memoria, una ricorrenza che ormai giunge alla 75esima edizione. Importante perché, oltre all'aspetto della memoria, c'è anche l'aspetto sportivo. Ci sono tanti giovani, oltre 100 concorrenti, che gareggeranno su questo percorso, sul nostro comune e anche sugli altri comuni limitrofi. È un bellissimo momento, una bellissima domenica mattina. Ci tengo a ringraziare, ovviamente, la società sportiva Aquila per l'organizzazione, come al solito, impeccabile di questa gara. E adesso, insomma, partiamo. In bocca al lupo, ovviamente, a chi gareggia. E ci uniamo all'in bocca al lupo da parte del sindaco Francesco Pignotti di Bagno Ripoli agli atleti che stanno per prendere il via. Ormai le ultime raccomandazioni da parte dei direttori sportivi, della direzione corsa e della giuria. Un breve tratto di trasferimento porterà gli atleti dalla zona del ritrovo fino al chilometro zero. Ed è proprio Francesco Pignotti, il sindaco di Bagno Ripoli, che abbassa la bandierina del via ufficioso in questa fase ed inizia quindi il tratto di trasferimento verso il chilometro zero. In rappresentanza delle formazioni alla via quest'oggi, atleti della Società Sportiva Aquila, dell'Unione Ciclistica Donoratico, della Società Ciclistica Cotignolese, della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, del Team Valdinievole, della Gubbio Ciclismo Mocaiana, della Polisportiva Albergo Oliveto, del Pedale Toscano Ponticino, della Monte Carlo Ciclismo, della Società Ciclistica Ceretolese, il Gruppo Sportivo Olimpia Valdarnese, la Società Ciclistica Gastone Nencini, il Velo Club 1961 Carlo Raffaella, l'Unione Ciclistica Empolese, l'Itala Ciclismo, la Fosco Bessi di Calenzano, il Pedale Senese, la Ciclistica Maranello, il Velo Club Empoli, la Butese, la Ciclistica Mobilieri di Ponzacco, il Pedale Riminese, l'Unione Ciclistica Città di Castello,
la società ciclistica Mosole e la Alma Juventus Fano. Intanto Francesco Panichi, il presidente della società sportiva Aquila di Pontaema, abbassa la bandierina del via, parte ufficialmente la corsa e adesso il tracciato si snoda in direzione di Pontassieve, dove dopo i primi chilometri in linea gli atleti affronteranno per due volte un anello che toccherà la periferia del centro abitato di Pontassieve, prima poi di ritornare in direzione Firenze, direzione Bagno Ripoli, dove proprio in corrispondenza di dove ci troviamo adesso con la corsa si svolterà nel centro abitato di Bagno Ripoli per affrontare il breve strappo che porta al Gran Premio della Montagna, dal quale mancheranno circa 2 km alla conclusione. Una salita breve, quella che animerà la fase finale di corsa, ma posta in una posizione importante perché, dicevamo, può rappresentare un trampolino di lancio significativo per questi atleti, per questi ragazzi. La salita di via di Ritortoli, pochi tornanti che però sono posizionati ad hoc a meno di 3 km dalla conclusione. Ed è Massimo Capocchi, servizio dall'informazione in corsa quest'oggi per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Dopo i primi chilometri percorsi, il gruppo continua a viaggiare compatto in questa fase iniziale di corsa della 75esima Coppa 6 Martiri Memorial Gino Bartali. Ed un ringraziamento da parte della società organizzatrice, della società sportiva Aquila, va sicuramente ai comuni che hanno offerto il patrocinio, quindi al comune di Firenze, al comune di Bagno a Ripoli, ma anche ai tanti sponsor che sono a fianco non solo nell'allestimento di questa manifestazione, ma anche nella organizzazione della stagione agonistica con le categorie nella quale è impegnata la società sportiva Aquila. Un ringraziamento a Pagliaccia, a Istrix, Officina CB, AMB, Automazione Industriale, SV Impianti SRL, Antico Forno di Fabri Gabriele, Jolly Caffè, Panificio Pasticceria Ballerini Cioccolateria ed ancora Azienda Agricola Olivart, la cantina ristorante pizzeria Greve in Chianti, Martilli e Martini, iscrizioni pubblicitarie, caffetteria La Stazione a Pontassieve, Boschini Alberto, commercio di fiori e piante ed ancora la Sica Index, carrozzeria Bigliotti, Fratelli Micheli Alimentari ed ancora Antico Ristoro Gastronomia Piatti e Fagotti in via Fontanella Fesola e tanti altri che sono a fianco dell'organizzazione, così come lo studio associato Aliano e Pelatti, la Batignani Tommaso, la 2F Cuieria Fiorentina, Azienda Agricola Meucci, My Group SRL, Autotrasporti Piero Nimi, Macelleria e Salumeria Tarchi e tanti altri, c'è l'iCar NLSRL e via via tutti coloro che sono a fianco della società sportiva Aquila nell'allestimento di questa manifestazione e non solo. Un comitato d'onore importante, quello della Coppa Sei Martiri, presieduto dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Intanto vediamo anche, quando ci siamo portati alle porte di Pontassieve, questo bel murales che è stato realizzato in onore del prossimo passaggio della Tour de France proprio da queste strade. Località Rosano, con il gruppo che continua a viaggiare compatto, una situazione che per il momento si mantiene intatta sin dalle prime pedalate. Vedete in questa fase gruppo che si va ad occupare l'intera sede stradale, si è esaurito il primo dei due giri nella località di Pontassieve Rosarno, adesso con il dorsale 29 prova ad allungare leggermente con la maglia del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese Filippo Camiciotti. Leggerissimo margine di vantaggio per lui, ma si allunga il gruppo che quindi adesso va a disporsi in fila indiana, un gruppo ancora molto numeroso, oltre 90, dicevamo, gli atleti che hanno preso il via, a testimonianza davvero di una bella riuscita di organizzazione da parte di tutti i volontari e gli appassionati della società sportiva Aquila. Situazione ancora invariata con il gruppo compatto, lo vedete anche da queste immagini, una situazione che non cambia, c'è apprensione in gruppo per la salita di via dei Ritortoli, dicevamo una salita breve con
competenze che comunque non sono importanti, ma per il posizionamento a pochi chilometri dalla conclusione, il Gran Premio della Montagna è posto, pensate, a poco più di 2000 metri dal termine, può rappresentare un trampolino di lancio per tutti coloro che vorranno cercare di evitare una situazione allo sprint. Vedremo se succederà qualcosa prima dell'inizio della salita. Per il momento gruppo che viaggia abbastanza tranquillo, occupa l'intera sede stradale, quindi un'andatura abbastanza blanda in questa fase. Vedete con il dorsale di gara numero 79 Sergio Pellegrino della società ciclistica Ceretolese 1969, una delle tante formazioni extra regionali al via quest'oggi nella Coppa 6 Martiri. Ancora una situazione che ci mostra il gruppo compatto. Si viaggia adesso ad un'andatura leggermente più elevata rispetto a qualche chilometro fa, ma non cambia con il plotone che, come vedete, va ad occupare tutta l'intera sede stradale. Per il momento non ci sono allunghi, non ci sono stati tentativi di fuga che hanno preso margine. Il gruppo ha sempre controllato con le formazioni che per il momento sembrano voler attendere l'epilogo con la salita di Via del Ritorto. Intanto dorsale 78, si tratta di Oliver Benetti della Ceretolese, molto attiva questa formazione che prova ad uscire, subito tallonato dagli atleti dell'Unione Ciclistica Donoratico con Marcello Barzotti che in seconda posizione, e si va ad esaurire anche questo tentativo di fuga con il gruppo che torna compatto. Si transita anche di fronte al centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park che quindi fa da cornice a questo finale di corsa, perché ormai ci stiamo avvicinando al centro abitato di Bagno a Rivoli, dove si transiterà nel centro per poi iniziare la salita verso Via dei Ritortoli. Ed eccola proprio la svolta a destra che ci porta ad affrontare queste prime rampe in ascesa, una salita breve dicevamo, ma che è posizionata a meno di 3 km dalla conclusione, con lo scollinamento a circa 2000 metri dalla termine, che quindi può rappresentare un trampolino di lancio ideale per tutti i grandi favoriti di questa manifestazione. Si inizia subito a salire e si alza notevolmente l'andatura. Adesso prime fasi in ascesa con il tentativo di forcing di alcuni atleti che provano subito qui con il dorsale numero 15. Si tratta di Francesco Sebastiani, ma attenzione al tentativo di allungo di Andrea Mori della Unione Ciclistica Donoratico. È lui che prova a fare la selezione proprio nella parte centrale dell'ascesa. Si volta adesso il corridore al secondo anno nella categoria, è riuscito a creare qualche metro di vantaggio nei confronti del corridore alle sue spalle della Unione Ciclistica Empolese. Ancora qualche metro di vantaggio per Mori, ma si sta sganciando un gruppetto forte di una decina di unità. Siamo ormai allo scollinamento, non manca molto, quindi non c'è stata la differenza che forse in molti si attendevano in questa fase. Siamo alla Gran Premio della Montagna, dove transita in prima posizione Sergio Pellegrino, che anticipa il dorsale di gara numero 96 Cecconi. Quindi questi i primi due alla GPM, ma il gruppo si sta presentando compatto sul rettilineo finale, dove sta per essere lanciato lo sprint alla termine della gara. Ed è Andrea Mori dell'Unione Ciclistica Donoratico che coglie il successo davanti a Niccolo Astara della società ciclistica cotignolese, seconda posizione, terza piazza, e primo degli atleti al primo anno nella categoria Pietro Foffano del gruppo sportivo Mosole. Questo è il podio al termine della 75esima Coppa 6 Martiri. Andrea, hai provato ad attaccare in salita, non è andata bene, poi ti sei rifatto allo sprint, una bella vittoria. Sì, è stata una bella vittoria, in salita ci ho provato, provato ad andare via ma non ci sono riuscito, mi hanno ripreso. La discesa si è fatta regolare e poi in volata ho passato coloro che sono arrivati dietro di me. Una dedica per questa vittoria? Vorrei dedicarla a una bimba che si chiama Giulia Cresti e poi anche al mio nonno. Nicolò, oggi secondo posto, Andrea era davvero imbattibile allo sprint. Sì, sapevo che era uno degli uomini su cui puntare perché lo conoscevo già. Già avevo fatto un'altra corsa dove aveva vinto, quindi sapevo che era molto forte. In salita ho provato a stare con i primi, ci sono riuscito abbastanza bene, avevo preso quei 2 metri, poi hanno rallentato, sono rientrato,
avevamo un po' rallentato in discesa e un gruppetto dietro è rientrato, però sono riuscito a prendere la sua ruota in volata e niente, dopo non c'è stato niente da fare, però mi ritengo soddisfatto. Pietro, terzo sul traguardo ma primo degli atleti al primo anno, una bella soddisfazione per te. Sì, dai, avevo puntato molto su questa gara, dato che comunque avevo fatto tanta strada per venire qua. Avevo visto che c'era un bello strap sul finale, è stata una gara molto dura anche quei secondi anni. Sullo strap finale abbiamo fatto tutta e sono riuscito a scollinare nelle prime 5 posizioni. Poi ci siamo un po' raggruppati sulla discesa seguente, sono riuscito a prendere una buona posizione per la volata e niente, è andata così. Sono molto contento. Linda, quest'oggi prima sul traguardo con la maglia di campionessa toscana, una bella soddisfazione, una gara molto tattica con tanto controllo. Sì, è stata una gara dura, ci sono stati abbastanza attacchi e sulla salita ho perso un po' le ruote del gruppo, però sono riuscita a rimanere in un gruppetto e ho fatto la volata finale con il mio gruppo. Francesco Panichi, presidente della società sportiva Aquila, va in archivio un'altra edizione della Coppa 6 Marte di quest'anno, categoria esordienti, un buon successo di partecipazione e alla fine una bella volata a conclusione qua in via Chiantigiana. Sì, siamo contenti, siamo a 100 ragazzi, ecco, siamo veramente contenti, ora, tanti extraregionali per fortuna direi, e niente, poi giornata splendida, è andato tutto bene, quindi siamo contentissimi. Tanto lavoro da parte dei volontari, delle scorte, del personale a terra, penso un ringraziamento vada a tutti. Sì, ringraziamo tutti i volontari dell'Aquila che ci supportano tutto l'anno e gli sponsor, perché altrimenti con le spese eccetera che ci sono oggi non potremmo fare niente. E tutti, insomma, chiunque ci ha dato una mano, dal comune alle forze dell'ordine, a volontari della protezione civile. Appuntamento con la prossima organizzazione a fine agosto. Sì, il 31 a Donnini faremo in memoria a Batignani con gli amici di Donnini, quindi vi aspettiamo là, ecco, della categoria Juniores, e niente, ci aspettiamo là.